sventolare fazzoletti bianchi è il modo civile con cui Reggio Calabria protesta per i torti arbitrali subiti. Delicato il compito di Farina, che dirige la gara con la Fiorentina, priva per la squalifica di Toldo e Rui Costa. Al decimo, il lungo lancio di Marco Rossi. Chiesa, ecco, controlla, avanza e poi calcia. Taibbi si tuffa ma è beffato, Viola in vantaggio con la decimo gol dell'attaccante e il replay evidenzia come la traiettoria diventi vincente anche perché il pallone rimbalza davanti a Taibbi. La replica nell'angolo di Cozza, breve di testa, mira, imprecisa. La regina insiste con buona determinazione, Brevi agevola l'arrivo di Morabito, taglia la tela, c'è. Alla mezz'ora, nuovo sussulto, la profondità di Zanchetta per Dionigi che va via ma subisce il veloce recupero di Pierini e sono mille i rimpianti per l'ex dell'incontro. Altra emozione al 38esimo, Cozza, lo vediamo, mette in aria, contatto, taglia la tela a Dionigi, Brevi conclude, Pierini è ancora decisivo. Minuto 44, Cozza prova ad andare via a Torricelli che respinge colpendo probabilmente col braccio ma di certo fuori aria. Farina non interviene e noi possiamo rivedere l'azione. E subito dopo la regina concretizza il suo lungo inseguimento. Da lontano Zanchetta. La conclusione potente e precisa, vale l'1-1. È davvero splendido il modo in cui il centrocampista segna la sua prima rete in Serie A. Nella ripresa accade poco fino al quarto d'ora, quando Chiesa crea ansia nella difesa calabrese. 8 minuti più tardi, l'idea è di Dionigi. Il servizio per l'appena entrato Marazzina, c'è il diagonale ma taglia la tela, è reattivo. La regina si infila negli spazi larghi, qui opportunità per Dionigi. La gara però scende di tono. Chiesa, sempre lui, prova a ravvivarla. Entra in aria, tira, Taibbi si oppone a terra. Alla mezz'ora proteste degli Amaranto per un fuorigioco segnalato a Mamede, giudicato più in là di Torricelli. Poi Mijatović in campo da poco salta con Stovin e cadendo si fa male ad una spalla, al suo posto Leandro. Nel finale l'esasperata protesta di Repka con l'assistente Ivaldi convince Farina ad espellere il difensore. Poi più nulla nonostante i 4 minuti di recupero.